sera. Conversazioni sullo scrivere di Giuseppe Pontigia. A cura di Nicky Steffi. Realizzazione di Roberto Borghi. In studio Giuseppe Pontigia. But I don't know which way to turn. I know I don't have much of a choice. I'll go out of my mind or into the night. Buonasera, sono Giuseppe Pontigia e mi accingo a iniziare con voi un'avventura che durerà 5 settimane. Il tema delle nostre conversazioni sarà lo scrivere, i problemi dello scrivere, le modalità, l'avventura dello scrivere. Normalmente un autore viene presentato, a meno che sia un esordiente, ecco, con una frase che è abbastanza tipica, cioè l'autore non ha bisogno di presentazione. In realtà ne avrebbe molto bisogno, ma anche questo è uno dei modi in cui oggi si eludono, si risolve in modo ottimale, diciamo, il problema del lavoro, sia sottraendosi a questo lavoro. In questo caso io devo invece autopresentarmi. Beh, io posso dire questo, che sono molti anni che tengo, oramai 11 anni, che tengo corsi di scrittura creativa al Teatro Verdi a Milano, in diverse università, in istituti culturali, in teatri. Della mia attività letteraria posso citare il primo e l'ultimo libro, perché tra l'altro entrambi hanno un'attinenza che vedremo subito con il tema delle nostre conversazioni, cioè il tema dello scrivere. L'ultima opera che è uscita l'anno scorso è Vite di uomini non illustri, e in quest'opera io racconto un po' la vita segreta, occulta, di persone che non sono arrivate alla notorietà, ma che hanno coltivato sogni, ambizioni, anche desideri di realizzazione, che sono rimasti incompiuti, ma non per questo meno intensi. Una vita occulta, fatta di emozioni, di angosce, di ansie, di manie, di follie. Uno dei personaggi di questi biografati oscuri, diciamo, di queste persone dalla vita ignorata, ma che io racconto con un linguaggio che normalmente viene riservato alle biografie degli uomini illustri. Uno di questi personaggi è una insegnante, la quale ha coltivato per tutta la sua esistenza l'ambizione di scrivere, solo che l'ha dovuta posporre a una serie di costrizioni di carattere emotivo, di carattere sentimentale, di carattere familiare. Alla fine riuscirà a pubblicare in modi così stentati, parziali, ecco, e anche se raggiungerà una sua maturità umana molto intensa, grazie anche alle dure prove a cui è stata sottoposta, non riuscirà però a realizzare l'ambizione dello scrivere. Io penso, anche se nelle vite io mi astengo dal dare qualsiasi giudizio di carattere moralistico o psicologico, io penso anche per una mancanza di coraggio. E qui tocchiamo uno dei temi che riguarda lo scrivere in senso forte, lo scrivere con ambizioni espressive letterarie, cioè la necessità del coraggio. Scrivere richiede molto coraggio, richiede la necessità di vincere le proprie paure, le proprie inibizioni, l'attrazione che esercita su di noi, il fallimento. Siamo bravissimi a scavarci la fossa con le nostre mani, e anche nello scrivere noi stessi ci poniamo una serie di pregiudizi, di gabbie da cui poi non sappiamo uscire. Scrivere è anche un problema proprio di coraggio, di capacità di liberarsi da queste costrizioni, di energia, di fede, più che in se stessi, nel lavoro che si sta compiendo, ecco. La mia prima opera è stata La morte in banca, rifletteva la mia esperienza autobiografica. Io sono stato costretto
all'età di 17 anni, avevo abbreviato gli studi del liceo classico, a entrare in banca per necessità economiche, essendo morto mio padre. E il contatto con la banca è stato un contatto traumatico, cioè il contatto con un mondo di adulti che io consideravo maturi, mi ha indotto a un ripensamento di me stesso, della mia condizione, anche delle mie ambizioni, per esempio, di scrivere. Ricordo come viatico, per esempio, che avevo ricevuto da due colleghi più anziani che mi vedevano studiare in banca, una loro frase che poteva entrare in una delle vite degli uomini non illustri, cioè: tu non farai mai niente, tu oramai sei un fallito come noi, è inutile che studi, qui non farai mai niente. A ripensarci a distanza di anni è una frase così che... abbastanza impressionante, che io avrei difficoltà oggi a immaginare in un mio coetaneo o anche in una persona inferiore in molti anni a me, ma che comunque era stata pronunciata e mi aveva profondamente amareggiato, oltre che disorientato. Il frutto di questa esperienza traumatica della banca era stato un romanzo breve, intitolato La morte in banca, che io avevo portato a Vittorini. Vittorini era allora, parlo dei primi anni 50, direttore di una collana, I Gettoni, che tendeva a scoprire nuovi scrittori e a suscitare, a alimentare nuove energie letterarie. Vittorini non mi conosceva, naturalmente io non avevo mai pubblicato niente, gli ho telefonato dicendo: mi chiamo Giuseppe Pontigia, avrei un manoscritto da mostrarle, e lui mi aveva detto: bene, me lo mandi, poi mi telefoni, io non l'avrò letto. E allora lei mi ritelefoni e non l'avrò letto neanche allora, e poi mi telefona una terza volta, io sarò irritato che lei mi telefona una terza volta, questo è il discorso che mi aveva fatto, però a questo punto probabilmente l'avrò letto, dopodiché ci incontreremo. Faccia come l'ho detto, e io ho fatto esattamente come mi ha detto, e dopo circa 4 mesi mi ha ricevuto un suo studio in Bianca di Savoia. È stato un incontro per me così molto importante, a parte la personalità affascinante di Vittorini, la sua parola, il suo sguardo, ma poi soprattutto il rapporto con il testo era stato per me illuminante. Vittorini mi aveva dato un incoraggiamento decisivo, diciamo, a dedicarmi alla letteratura. Mi ha detto: lei deve lasciare la banca, deve dedicarsi alla narrativa, e perciò deve laurearsi in lettere, insegnare e avere il tempo e la concentrazione per lavorare a un romanzo, ai racconti, eccetera. Cosa che io ho effettivamente fatto, sullo slancio anche di cui gli sono debitore. Ma soprattutto Vittorini mi ha mostrato del testo, proprio indicandomela col dito, le parti che secondo lui andavano e non andavano. Le parti che funzionavano, no. Quelle che non funzionavano, secondo lui, erano le recensioni dei sentimenti, quelle che lui aveva chiamato recensioni dei sentimenti, cioè espressioni tipo: gli sembrava che, aveva la sensazione che, ecco, trovava che fossero dei dettagli analitici che interrompevano il ritmo dell'azione. E invece trovava interessanti narrativamente magari gli elenchi delle cambiali, i dialoghi, le scene riprese dal vivo. Ecco, questa sensazione che il testo avesse parti buone e non buone, punti di forza, punti di debolezza, che fosse suscettibile anche di miglioramenti, di correzioni, ecco, tutte queste sensazioni sono legate a questo primo rapporto con lui, e penso che questo sia fondamentale per chi scrive, cioè avere la percezione che il testo sia qualcosa di suscettibile di miglioramenti, qualcosa di cui alcune parti funzionano e altre no, non sia qualcosa di misterioso, di inafferrabile. È anche qualcosa di misterioso e di indecifrabile, ma al tempo stesso è anche qualcosa su cui si può lavorare. E perciò questa esperienza, che era stata molto importante per me personalmente, io ho cercato poi di trasporla nei miei corsi, e cercherò anche di affrontarle in queste conversazioni, in cui io conto molto
sul contributo di chi mi ascolta, ecco, perché mi faccia delle domande sia sullo scrivere, su quello che abbiamo detto, sia su altri temi che sono collegati allo scrivere, che possono riguardare il pubblicare, la critica, il pubblico. Intanto io direi di fare un breve stacco con un pianista che spero vi piace, come è sempre piaciuto a me, un genio dell'invenzione sulla tastiera, Art Tatum. Ecco, sul tema dello scrivere e sul tema anche dei corsi di scrittura creativa ho sentito naturalmente molte osservazioni, anche obiezioni, anche dubbi, direi anche fondati, comprensibili. Una delle frasi che io sento spesso è, per esempio, non so, scrittore si nasce o si diventa? Ecco, è un dubbio. Così è un dilemma che viene posto spesso, ma io direi una prima risposta è che in senso stretto non ho mai conosciuto nessuno che sia nato scrittore. Io ho conosciuto alcuni che sono diventati scrittori attraverso un tirocinio piuttosto duro, che è fatto di prove, di esitazioni, di tentativi, di fallimenti, di frustrazioni, di momenti anche liberatori, di un percorso direi duro, faticoso e che è ben lontano, diciamo, da quella denominazione vagamente euforica che è implicita nell'aggettivo creativo. Ecco, la creatività certamente è la meta e l'ambizione anche di chi scrive, cioè la creatività nel senso di fare qualcosa che esista oggettivamente al di fuori di sé, di dare vita a un testo che sia animato, che rappresenti per chi
che per chi l'ha scritto è anche una sorpresa, una fonte di interesse per lui oltre che per il lettore. Però questo è l'aspetto terminale, non sempre realizzato, di chi scrive anche da molti anni. È chiaro che diventano scrittori, però solamente non tutti quelli che ovviamente si applicano anche con ambizioni, tenacia alla scrittura letteraria, narrativa o poetica, ma solo quelli che hanno alcune attitudini, solamente che anche su questo punto bisognerebbe fare qualche chiarimento. Innanzitutto noi non sappiamo come si manifestino queste attitudini, non certo la scuola può essere un vaglio sufficiente, ci sono scrittori che si scoprono tali magari nella tarda maturità e che scoprono una vocazione magari repressa o differita o soffocata dopo i 60 anni, ci sono esempi anche straordinari in questo senso. Quindi le modalità in cui si manifesta la vocazione sono abbastanza imperscrutabili. Inoltre esistono diversi piani di scrittura, esiste la scrittura narrativa, letteraria, di consistenza letteraria, ed esiste una scrittura che potremmo dire della comunicazione scritta efficace, ecco, in cui pur non realizzandosi mete artistiche, però si realizzano delle mete rilevanti sul piano per esempio dei rapporti sociali. Per esempio la comunicazione scritta efficace è una meta che si può ragionevolmente, questa sì, proporsi in un corso di scrittura, ovvero c'è un piano di eccellenza letteraria in cui un corso di scrittura può dare alcune indicazioni che si rivelano utili a chi scrive. Però naturalmente il piano dell'eccellenza è riservato solamente a chi ha anche delle attitudini specifiche, mentre il piano di una prestazione, di una comunicazione scritta efficace è riservato a tutti quelli che si applicano con tenacia, partendo dal presupposto che lo scrivere si impara, è una tecnica che si può imparare. Parlo, tendo di nuovo a sottolinearlo, di una comunicazione scritta efficace, non di una scrittura letteraria invece di qualità artistica. Questo, diciamo pure, che il risultato artistico pieno è un'avventura che non si può programmare, altrimenti tutti gli scrittori avrebbero risolto i loro problemi, non ci sarebbero tali disparità come abitualmente si constatano tra un'opera e l'altra. Ci sono scrittori che scrivono un'opera di particolare intensità, ma magari eccezionale sul piano artistico, e che nell'opera successiva invece rivelano cadute di gusto, di linguaggio, di tono impressionanti. È evidente che il risultato artistico è legato a fattori come l'ispirazione, a fattori come l'energia, la concentrazione, il tema, la fortuna anche, se vogliamo includere tutta una serie di fattori che concorrono all'eccellenza di un risultato. Quindi questi fattori si sottraggono al controllo, si sottraggono alla programmazione. Journard diceva: l'illusione in cui cade uno scrittore dopo aver terminato un'opera è quella di sapere scrivere la successiva, ma è appunto un'illusione che cade non appena la si comincia, dura l'intervallo tra un'opera e l'altra. Questo è vero, avendo in mente l'eccellenza artistica. Però è anche vero che le acquisizioni relative al linguaggio, alla struttura, relative alla forma che si sono fatte durante il percorso, sono acquisizioni preziose in generale. Allora, come potremmo riassumere il problema? Lo scrivere può essere inteso nel senso più alto come lo scrivere artistico, lo scrivere di un narratore, di un poeta. Ecco. Questo scrivere comporta comunque l'acquisizione di una tecnica. Una tecnica è indispensabile, però la tecnica non è sufficiente. Bisogna che la tecnica si uniscano fattori determinanti, appunto, che abbiamo già visto.
Poi esiste uno scrivere che, pur essendo sempre uno scrivere, diciamo, di qualità, non è uno scrivere di carattere letterario e artistico, è la scrittura efficace, la scrittura incisiva, la scrittura persuasiva e funzionale. Ecco, a questa scrittura si può arrivare attraverso lo studio della tecnica, l'applicazione, la concentrazione. Faccio un esempio, il conservatorio, al termine degli anni di frequenza, che cosa riserva a chi vi ha studiato? Alcuni risultati non trascurabili, cioè chi ha frequentato il conservatorio è in grado di leggere uno spartito, di suonare uno strumento, di avvicinare il linguaggio musicale con una particolare competenza. Se ha attitudini specifiche, particolari, potrà diventare un grande concertista, un grande musicista o direttore d'orchestra. Se ha attitudini normali, avrà comunque acquisito quelle competenze che gli saranno poi preziose nell'ambito professionale. Io direi che questo sono dei punti, diciamo, da avere presenti, ecco, nell'individuare le ambizioni e allo stesso tempo i limiti delle nostre conversazioni. Sentiamo ancora Artetum e poi faremo un nuovo segmento, diciamo, di conversazione mia, e poi conto invece sulle vostre telefonate. Io credo molto nella immediatezza del rapporto, anche se non c'è
diciamo lo spettatore, però c'è l'ascolto, che per me è altrettanto importante, mentre credo meno, perlomeno per quanto riguarda queste conversazioni, alle possibilità della televisione. Nell'ascolto della radio c'è una concentrazione rivolta alla parola che io penso sia essenziale perché si possa appunto stabilire questo dialogo. Comunque seguirò un certo filo conduttore che sarà costituito da una serie di temi. Questa sera abbiamo introdotto in generale il tema dei nostri incontri, poi parlerò della differenza tra linguaggio scritto e linguaggio orale, dei modi con cui adottare questi due linguaggi e anche valutarli, poi dei linguaggi specialistici, settoriali, della presenza dell'elemento retorico nella comunicazione efficace. Sempre nella comunicazione efficace noi constateremo che sono presenti alcuni elementi retorici, in particolare l'antitesi, la sorpresa, il gioco con il linguaggio. Poi analizzeremo, vedremo in concreto come si manifesta, come si articola l'espressività nell'impiego degli avverbi, degli aggettivi, cioè un uso felice, un uso intenso, forte degli aggettivi, degli avverbi, dei nomi, dei pronomi, di fronte a un linguaggio invece come quello contemporaneo. Parlo del linguaggio usato diciamo dalla maggior parte dei mezzi di informazione, dei giornali, dei libri, eccetera, un linguaggio che tende alla dilapidazione, alla dissipazione, ecco, all'euforia, alla sovraccitazione, ecco. Vedremo invece degli esempi in cui il linguaggio, anche proprio analizzato negli aggettivi, negli avverbi, recupera tutta la sua forza, tutta la sua energia. Poi vedremo problemi che riguardano il modo di cominciare un articolo, un racconto, un saggio, il modo di svilupparlo, di concluderlo, il rapporto ideale che c'è con i lettori, aspetti che riguardano la costruzione della frase, diciamo la strategia degli effetti, ad esempio nell'aforisma, che cerca in breve di dire l'essenziale, in poco il massimo, ecco, in un certo senso. Vedremo anche aspetti che sono tipicamente narrativi, non solo spazio della descrizione, dei dialoghi, del punto di vista, ma che riguardano non solamente la narrativa, ma in generale la prosa, che tende alla incisività e all'efficacia. Qualche accenno sulle scuole di scrittura che esistono negli Stati Uniti, che certe volte spesso vengono citate, molte volte senza neanche conoscere bene, tra l'altro, come vengono condotte, ecco. Rispetto a quello che faccio io c'è una differenza radicale. Per quello che mi risulta, nelle scuole di scrittura degli Stati Uniti vengono proposti modelli di scrittura, vengono suggerite modalità da seguire se si vuole scrivere un determinato genere di romanzo. Per esempio, non so, un romanzo d'avventure, un romanzo erotico, un romanzo esotico, un romanzo d'amore, eccetera. Non è assolutamente quello che io intendo fare. Non voglio con questo fare delle critiche a queste scuole statunitensi, che a detta di coloro che l'hanno frequentate, tra questi si contano alcuni scrittori giovani di valore non trascurabile, hanno rivelato una loro utilità perlomeno formativa. Però il taglio che io intendo dare alle nostre conversazioni è un taglio problematico, ecco, non normativo. Non è che voglio imporre un modello di prosa da seguire, un modello di stile da seguire. Semmai cercherò di introdurre il principio dell'economicità dello stile. Voglio dire, a proposito degli aggettivi, tanto per anticipare un tema, Jules Renard diceva che cielo è meglio di cielo azzurro, cioè una parola nitida valeva di più di un aggettivo che si rivelava superfluo e che tipico di un cliché. Benissimo. Però, allo stesso modo, il principio dell'economicità dello stile varrà anche in uno scrittore che adotta uno stile esuberante, inventivo, barocco. Voglio dire, uno scrittore che abbia queste tendenze potrà usare 5 aggettivi. Però allora constateremo che 4 sono pochi e 6 sono troppi. Cioè anche uno scrittore barocco, anche uno scrittore paradossale, anche uno scrittore volutamente provocatorio, però deve rispettare una delle caratteristiche del lavoro letterario, che è la precisione.
Una delle cose che ho constatato spesso è che scrittori che scelgono il registro del paradossale o dell'assurdo non si accorgono che anche questo registro non si sottrae all'obbligo di una precisione interna all'intonazione, alla prospettiva, cioè che non siamo liberi di inventare gratuitamente, ecco, all'interno di una prospettiva grandiosamente barocca dobbiamo essere coerenti, perché questo è l'esperienza che facciamo quando leggiamo i grandi scrittori. Gadda, che passa per uno scrittore dall'espressività forte, inventiva, è estremamente preciso anche nelle sue provocazioni, e io ho notato, per esempio, a proposito di aggettivazione, alterna l'aggettivo inventivo e inaspettato e geniale a un aggettivo invece più normale con cui entra in un gioco di contrappunti. Esamineremo insomma questi aspetti dell'espressività. In generale, quello che io vorrei ottenere non è tanto dare delle nozioni, dare delle informazioni, dei consigli precisi. Mi hanno chiesto tante volte di scrivere manuali e mi sono sempre rifiutato di farlo, perché da un lato io amo il rapporto diretto con le persone, e quindi il rapporto con gli ascoltatori per me è di gran lunga più stimolante e più attendibile, ecco, più vero che non la stesura di un manuale. E poi appunto non credo, anche se non discuto che possa essere utile in certi casi, ma comunque personalmente non sono tirato dalla forma del manuale. Quello che vorrei ottenere è di disseminare una serie di stimoli, di indicazioni che a chi scrive possano essere utili nel momento in cui affronta da solo il problema. Ad esempio, anche quando se faccio dei corsi all'università non chiederei mai agli studenti di ripetere quello che ho detto, perché non è quello che mi interessa. L'obiettivo che mi interessa è di modificare in loro l'atteggiamento di fronte allo scrivere e dare alcune indicazioni, alcune tracce, alcune che possano essere feconde per loro. Quindi mi interessa, come dire, mobilitare la sensibilità, attivare l'attenzione, ecco, piuttosto che invece circoscrivere una materia così complessa e così mobile in frasi ripetibili. Per me è sempre stato fondamentale un'intuizione di un grande gesuita del Cinquecento, Las Casas, il quale diceva che il compito di ogni vera educazione è di liberarsi da quella che abbiamo ricevuto. Cioè, Las Casas non diceva di liberarsi dalla cattiva educazione che abbiamo ricevuto, perché questo sarebbe ovvio. No, lui partiva dal presupposto che l'educazione che noi abbiamo ricevuto è comunque fuorviante, è comunque inadeguata, magari perché non abbiamo avuto gli strumenti critici per assimilarla in modo adeguato, magari perché eravamo giovani e non la accettavamo criticamente. Fatto sta che il compito che ci presenta anche la vita è quella di liberarci da una certa educazione, magari per riscoprirla in un'altra luce, ma in un certo senso la seconda parte della vita, per quello che ho constatato, molte volte è così, è uno scoprire la necessità di liberarsi tutto quello che avevamo così elaborato e fissato nella prima. Ecco, appunto, di liberarci di una educazione. E perciò anche da domani, per esempio, vedremo la necessità di liberarci da una certa cattiva educazione in rapporto ai problemi dello scrivere che abbiamo ricevuto così dalla scuola, dalla società, dalle letture, con la necessità di liberarci da questa cattiva educazione, da questa educazione che non voglio appunto dare una connotazione di cattiva, dall'educazione che abbiamo ricevuto, dai pregiudizi che inevitabilmente abbiamo acquistato dentro di noi. Penso che uno dei compiti essenziali per chi scrive sia liberarsi da pregiudizi che lo legano e che sono diffusi, che riguardano proprio lo scrivere, e quelli li vedremo domani. Intanto continuiamo con l'ascolto, che spero vi sia gradito, di Art Etum. Thank you.
Mi dicono che c'è una telefonata in arrivo, sono ben lieto di rispondere. Ecco, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Mi chiamo Isabella Cervello e chiamo da Milano. Io vorrei chiederle in che misura si possono mantenere, secondo lei, forme dell'oralità, del linguaggio orale nella scrittura, in particolare nella scrittura giornalistica che mi interessa, e in che modo si può fare tutto questo senza risultare sciatti o troppo colloquiali? Sì, è un tema che affronteremo specificamente in una conversazione che dedicheremo proprio ai rapporti tra linguaggio scritto e orale. Però siccome io sono dell'idea che non bisogna differire l'occasione, quindi lei mi ha posto questa domanda, va benissimo, semmai ci torneremo con altri esempi. Cioè, sono dell'idea che entriamo subito nel vivo, poi non repetita iuvant, io non credo che le repetita non iuvant, è che toccando il tema lo possiamo aggredire da diverse prospettive. Ecco, lei mi ha fatto una domanda interessante, quella come possiamo rendere l'oralità nella scrittura giornalistica, nell'intervista per esempio. Io direi che non la possiamo raggiungere attraverso la trascrizione, come dire, meccanica delle parole, perché vedremo che nell'oralità giocano le parole, ma gioca moltissimo quello che possiamo definire il corpo, cioè lo sguardo, l'accentuazione, il tono della voce, le pause, la gesticolazione, direi l'ambiente, anche lo sfondo. Tutto questo entra nell'oralità. Se noi diciamo nell'intervista ci limitiamo a trascrivere la parola, che solamente uno dei fattori che entra in gioco, non possiamo rendere veramente, non direi il linguaggio orale, ma non possiamo, ma tradiamo molte volte lo stesso linguaggio orale. Voglio dire, se io sto lavorando e magari, non so, mio figlio mi chiama, mi dice: papà, io sono impegnato, dico sì. Ecco, questo sì, che cosa vuol dire? Beh, sono impegnato, scusa, mi puoi chiamare? Ecco, se io lo trascrivo con un sì, questo sì può significare esattamente il contrario. Allora, la trascrizione, come dire, meccanica della parola è assolutamente inadeguata a rendere il senso del discorso. Perché se io dico, per esempio, un sì impaziente, questo sì impaziente vuol dire, se volessimo trascriverlo, sì, sono disposto ad ascoltarti, ma vedi di essere piuttosto breve perché il tempo incalza. Ecco, questa sarebbe la frase. Evidentemente io non posso mettere questa frase, però devo far capire al lettore che questo sì è un sì che vuol dire questo. Allora, un giornalista coscienzioso, esperto e che si preoccupa di riprodurre fedelmente una risposta, magari introduce delle parole che l'intervistato non ha detto, ma che servono a rendere il tono alla conversazione. Se io faccio delle pause e se mi si chiede, non so, cosa pensa di questo uomo politico, io faccio queste pause, è persuaso di questa affermazione. Se mi si chiede di un testo letterario, le è piaciuto? Sì, non ci sono alcune cose che, ecco, non posso dire sì, ci sono alcune cose. Io ho constatato che bravi giornalisti, e intendo ovviamente uomini e donne, in particolare dei ricordi eccellenti di interviste fatte con giornaliste che avevano questa preoccupazione della fedeltà e che hanno inserito parole che io non avevo detto, però le hanno inserite perché queste davano il senso del discorso. Ad esempio, al posto delle pause dicevano: non posso rispondere, il problema è abbastanza complicato. Io non avevo detto questo, avevo magari avevo esitato. Oppure dicono: non è facile dare una risposta, oppure non si può essere univoci, non si può essere categorici. Introducono cioè delle espressioni verbali in un'intervista scritta che non sono state dette. Ecco, non è frequente questo perché molte volte gli scopi divergono, ossia il giornalista in certi casi si preoccupa magari di ottenere la massima evidenza dalle risposte, indipendentemente dalla loro fedeltà. Ecco, diciamo, questo dipende dalla professionalità, dalle ambizioni, dal rapporto che c'è tra intervistato e intervistatore, dipende dallo scrupolo, da tanti fattori. Ecco, non so se sono stato esauriente, è un problema comunque su cui noi torneremo molto, perché
queste interferenze tra oralità e scrittura sono molto punti di contatto e anche punti di distacco, sono molto importanti per capire che cosa vuol dire parlare, che cosa vuol dire scrivere. Direi, anticipando una cosa su cui torneremo, che pedagogicamente andrebbero considerati come due linguaggi radicalmente diversi, ecco, proprio radicalmente diversi. Chi vuole parlare deve occuparsi dell'oralità e dei problemi dell'oralità, della scrittura, dei problemi della scrittura. In entrambi gioca la parola, ma con modalità radicalmente diverse. Ecco. Spero di essere stato abbastanza, non dirò esaustivo, che è un aggettivo che io trovo un po' comico in generale. Il esaustivo dà proprio l'idea di aver esaurito l'argomento, e a me richiama l'aggettivo esausto, ma così, di aver dato alcune indicazioni. Poi comunque su questi temi ritorneremo volentieri. Spero di riavervi all'ascolto domani per le nostre conversazioni sullo scrivere. Vi ringrazio. Dentro la sera. Conversazioni sullo scrivere di Giuseppe Pontigia. Riedizione a cura di Nicola Pedone. Ringraziamo per la gentile collaborazione Lucia e Andrea Pontigia. But I don't know which way to turn. I know I don't have much of a choice. I'll go out of my mind or into the matter. I just don't know what to say.